Buongiorno a tutti. Niente, noi siamo qua questa mattina perché abbiamo il piacere di presentare un accordo che è stato, abbiamo sottoscritto qualche giorno fa. È un accordo che sulla base penso che sia stato tracciato in maniera molto rapida, molto veloce, poi abbiamo raffinato un pochettino alcuni aspetti, soprattutto anche per capire gli aspetti del mercato, insomma, come gestire magari le cose pratiche imminenti che ci saranno nei prossimi giorni, che sono quelli che poi abbiamo più a cuore nel breve, chiaramente. Quindi direi che l'accordo fatto, come dicevamo prima, non è stato sicuramente frutto di lunghe trattative o di discussioni animate, ma è frutto di un percorso molto rapido e molto veloce. Avrei piacere che lo leggesse nelle parti salienti, comunque lo spiegasse Giorgio e poi ritorno, diciamo, qui per chiarire meglio alcuni aspetti che non sono chiari. Già finito? Sì. Ma non fate il tempo di preparare. Se vuoi vado avanti, posso andare qua. Mezz'oretta, tre quarti d'ora tranquillamente. Allora, sembra facile ritornare qua davanti a voi, a parte che questa è una sala stampa che io ho visto soltanto quella volta che arrivò Bisoli qua a Cesena, e quindi spero che porti bene come ha portato lui e alla squadra. Voglio intanto ringraziare per averci dato questa opportunità di riavvicinarci in modo così importante alla squadra il presidente Campedelli e il direttore generale Mancini, che non vedo, ma ecco qui. Luca, che ho imparato a conoscere in questi giorni, perché veramente quando si dice che a Cesena ci conosciamo tutti, non è vero, perché io e Luca ci conoscevamo appena di vista e ho imparato ad apprezzare anche con quanto coraggio lui ha messo in questi anni che è qui e quanta forza economica ha messo per le sorti del Cavalluccio. Grazie. Naturalmente in tutti ormai mesi che si parla di questa faccenda, con le varie cordate venute da fuori, si è sempre fatto riferimento al mio nome per quanto riguarda il gruppo dei vecchi soci, e credo che il loro sia stato messo un po' troppo in ombra, nel senso che Salcini, Bernocchi, Pransani, Santerini e anche Guido Aldini sono almeno importanti quanto me, sotto un certo aspetto anche più importanti, perché io nel Cesena ho ancora degli impegni finanziari importanti, ho partecipato qualche anno fa a momenti capitale e ho più interessi a difendere i miei interessi legati al Cesena. Loro invece lo fanno soprattutto per la passione, ed è per questo che vi ho portato un libro che si titola Passioni, legato al mondo della caccia, che è il mio mondo, dei viaggi nel mondo, perché le passioni muovono i popoli. In questo caso ha mosso la passione per la squadra del Cesena, che è la massima espressione sportiva della Romagna, senza ombra di dubbio, ha dimostrato in molti anni, ha mosso questo sentimento così forte da parte di tutti questi amici e ha reso possibile che la dirigenza composta dal presidente Campedelli e il direttore generale Mancini aprissero le loro porte a delle condivisioni. Queste condivisioni sono dettate dal momento di necessità economico-finanziario, ma le condivisioni fanno parte della nostra terra, che è quella della Romagna. Tant'è vero che noi nel progetto, nell'accordo quadro, fra le altre cose, pensiamo di fare una nuco che fa venire in mente che possa essere nuova cooperativa, perché la nostra idea di Newco, sembra una brutta parola, è quella di creare un gruppo di aziende, di imprese,
necessariamente solo del territorio, perché ormai i confini sono allargati per tutti nel mondo, dove contino le teste all'interno del gruppo, di questo elenco, non le quote sociali. Per cui nel nucleo, se saremo inizialmente 7-8, conteremo per 7-8, poi se diventeremo 20, ognuno avrà il proprio voto. E quindi la nucleo esprimerà un presidente, esprimerà un consiglio, esprimerà dei vicepresidenti con delle deleghe, perché pensiamo che il Cesena è un bene collettivo, così radicato nel nostro territorio, all'interno delle nostre famiglie, perché lo capisci andando allo stadio anche in Serie B e anche in C, è la verità, dove tu vedi 10.000 persone almeno sugli spalti. Vuol dire che in ogni famiglia, non dico di Cesena, ma in molte famiglie della Romagna c'è un tifoso del Cesena. E questo è un valore aggiunto per il nostro territorio troppo importante per poter rischiare di perderlo. Per questo che questa unione è a difesa di questo valore aggiunto, quindi della nostra squadra. E poi siamo partiti dicendo che il Cesena ha bisogno di aiuto. Urgente necessità sul piano gestionale complessivo di un'azione immediata ed incisiva volta alla riduzione e o ristrutturazione della rilevante esposizione debitoria e al contenimento strutturale dei costi correnti. Questo cosa significa? Questo significa che noi abbiamo già dato mandato al dottor Santarelli, che è il commercialista che si occupava del Cesena quando ero io presidente, quindi caro amico, un socio del Cesena, ed è stato uno che nella mia vecchia gestione, invece di prendere i soldi da professionista, li ha anche messi per il Cesena, per cui al di là di ogni sospetto. E la società di Forlì Orienta Partners, che è una società professionale di consulenza, che sta sviluppando un piano industriale di ristrutturazione. Queste menti tecniche, quindi commercialisti e avvocati, stanno cercando di mettere assieme un progetto che possa essere presentabile ad altre forze imprenditoriali cesenate, romagnole, italiane, che possano stare vicino a Cesena Calcio, perché questi problemi che ci sono oggi, un domani non ci possono più essere. Questo è il senso. È giunto il momento che gli imprenditori che godono delle sorti della squadra, nel bene e nel male, sorti sportive della squadra, si mostrino, vengono ad ascoltare quello che abbiamo da dire, e noi lo faremo con l'amministrazione che abbiamo sul territorio, con la provincia, perché noi pensiamo che, siccome il Cesena è questo valore aggiunto, anche chi si occupa della politica e chi si occupa dei problemi quotidiani sul nostro territorio deve partecipare al piano di rilancio. In questo momento qui con noi c'è Massimo Burbi, che è il presidente della provincia. Naturalmente ho parlato più volte con il sindaco Lucchi, che mi ha dato la sua più ampia disponibilità. E queste sono le cose importanti e sono le partenze. Adesso entro nel merito di quello che voi sta più a cuore, che è l'aspetto probabilmente sportivo. Nella diligence che noi abbiamo studiato, siamo partiti dall'idea che nella Cesena SPA debba rimanere come presidente Igor Campedelli, perché lui conosce tutti i retroscena delle varie trattative che sono state fatte, conosce i rapporti che ha con i fornitori, con i procuratori, con le società straniere, e può certamente con nostro aiuto raggiungere degli obiettivi di ridimensionamento dei costi e magari di perfezionare discorsi già aperti con società con le quali noi abbiamo delle ottime collaborazioni, come l'Inter, il Parma e così via. E quindi Campedelli rimarrà presidente, e come presidente
io credo che lui debba essere far parte dell'area tecnico-sportiva con una responsabilità forte, perché lui ha la firma sui contratti naturalmente, assieme a Gabriele Valentini, che è stato il nostro segretario per molti anni e quindi con poche parole ci si capisce al volo. Poi noi abbiamo il direttore sportivo, mi sfugge il nome, Maurizio Marin, che sta lavorando assieme a Valentina, eccetera. Queste persone che fanno parte dell'area tecnica, quindi il presidente Valentini e Marin, faranno capo a me per avere, e a me per dire, perché io sono il referente degli altri, non necessariamente a me, ma vuol dire quando ci sono io sicuramente a me, per condividere assieme le scelte tecniche e gli investimenti e i costi e le operazioni in uscita di ogni singolo tesserato. Per cui noi definiremo dei budget che ci potremo permettere e diremo va bene, vendiamo questo giocatore, condividiamo l'importo che possiamo prendere, compriamo quest'altro, qual è il costo il lavoro di questo giocatore, qual è il costo cartellino e questi ragazzi dell'area tecnica, Igor, Gabriele, Marin, potranno fare l'operazione soltanto se da di qua si dirà che lo possono fare. Quindi chiamiamoci anche la mattina perché mi operai tra 1.200 euro. E allora queste cose qui fanno bene. E lavorando tutte assieme magari troviamo delle soluzioni diverse. Questo è quanto. Mi sembra che tutto il resto sia aria fritta. La verità è che nel momento del bisogno si sono ripresentate le stesse facce. Siamo noi. Da soli non ce la faremo, ve lo dico. Da soli non ce la possiamo fare. Noi ce la possiamo fare se torniamo 20 come eravamo quando c'ero io. Noi eravamo 21, ognuno faceva un passo. Se ritorniamo ad un numero così importante di imprese, magari fossero tutte cesenate, magari fossero tutte romagnole, allora sì che possiamo fare una cosa seria, perché i nostri tifosi meritano di avere una società di calcio che non gridi per dover pagare gli stipendi, che non debba essere sul filo del rasoio l'ultimo giorno per far fronte a questi impegni. Allora, siccome qui siamo tutte persone adulte e serie, per bene, va bene. Se ci spendiamo è perché crediamo nel progetto. Ce la metteremo tutta, però da soli, ve lo dico, non arriviamo da nessuna parte. Quindi questo è il momento di andare a tirare per la giacchetta tutti quelli che comunque riconoscono in Cesena una passione vera, radicata sul territorio. Non si può far più finta di niente, non ci si può votare dall'altra parte, perché Cesena è un bene di tutti. E quando si gode tutti. Non può essere che si rimanga dentro nel fango soltanto quelli che in buona fede operano, ma il calcio è così infido, così difficile, che sbagliare è facilissimo. Se io facessi l'elenco degli errori che ho fatto, qui dentro non staremmo più nella stanza. Quindi io vi prego di non mollare mai questo concetto. Assieme si può arrivare lontano, ma una mano la devono dare tutti. E quando dico devono, è perché il Cesena ha portato le generazioni come la mia, come quella di quelli più adulti, come quella di Umberto Filippi, che se n'è andato ieri, ci ha lasciato una grande persona, a godere del Cesena, del calcio, di un valore importante nello sport. Dove si vince, ma spesso in provincia si perde. E allora tutti devono dare una mano. Tutti. Nessuno si può tirare indietro. Non ci sono scuse. Questo è il momento della verità. Un momento difficile, difficilissimo per contingente, voi sapete, giorni. Però chi può fare un passo, questo è il momento